Benvenuti nel canale Meli Made in Sud. Come avrete letto dal titolo, oggi vi parlerò del mio cambio di alimentazione. Nel primo video è vero che è abbastanza lunghetto, però avevo bisogno di esporre la vera problematica, quindi avevo bisogno di scindere le due cose perché sono due cose diverse. Quindi il mio cambio di alimentazione da onnivora a persona che mangia 100% vegetale. Io ho qualche remora nell'utilizzare il termine vegano perché molte persone hanno noto che hanno una vera e propria avversione nei confronti della diversità e quindi anche del termine vegano. Noto anche che la stragrande maggioranza delle persone pensa di sapere, ma in realtà non sa niente. C'è da dire anche, questo lo voglio dire, perché io ho tanti difetti, ma ho delle qualità di cui vado fiera, tra cui l'onestà. E se ci sono delle cose che non condivido, anche se lo dico, vi spiego cosa intendo. Purtroppo molti, molti, molti non lo fanno di proposito, col proposito di la stragrande maggioranza, ma molti, purtroppo, sottolineo molti vegani, li vedo anche un po' sui social. Ma anche in generale proprio, tendono a far allontanare le persone, perché utilizzano determinate parole, determinate frasi per far sentire in colpa chi è onnivoro o chi è vegetariano. Per esempio, nel momento in cui io ero vegetariana, e mi capitava di vedere alcuni video o alcune clip sui social dove si parlava dell'alimentazione vegetariana, lì tante volte mi sono sentita sbagliata, mi sono sentita che okay, sto facendo delle cose non giuste. Ora, se tu vuoi far riflettere una persona, sì, sono importanti le parole, ma ciò che fa la differenza per quanto mi riguarda sono le azioni, sono i comportamenti. Quindi, se tu vuoi mangiare 100% vegetale per una questione di etica, per una questione di salute, non serve sbandierarlo ai 420, non serve, come dire, mettersi in mostra, non serve sottolineare sempre l'essere vegano. Non so se mi sono spiegata, magari ecco, non voglio neanche offendere chi lo è, ma io mi riferisco a tutte quelle persone, anche saccenti, che vogliono anche costringere gli altri a cambiare alimentazione. Cioè, io, Melania, ho cambiato alimentazione perché c'è stato un processo che mi ha portato a fare questo e ora ne parliamo proprio in questo video. Ma non deve essere qualcuno che mi fa sentire in colpa oppure qualcuno che mi obbliga o vuole manipolarmi affinché io diventi. Perché anche se io vado a eliminare carne e pesce derivati dalla mia alimentazione, io lo devo fare perché scelgo di farlo, devo avere le informazioni giuste, devo avere le informazioni corrette, devo avere un piano alimentare cucito addosso su di me. Cioè, non è possibile, per quanto mi riguarda, dall'oggi al domani cambiare completamente il proprio stile alimentare perché qualcuno ci dice X. Cioè, la scelta deve essere nostra e nessuno deve far sentire in colpa, nessuno. Anche sì, ma io penso agli animali, ma nessuno lo mette in dubbio. Ma per quanto mi riguarda, anziché avvicinare le persone, chi ha questo atteggiamento le allontana. A me personalmente, nonostante io sia vegana, certe frasi, certe domande che si pongono alle persone onnivore,
a me danno molto fastidio perché io mi metto nei panni delle altre persone. Cioè, se io scelgo, poi è anche una contraddizione, cioè, se io scelgo di essere vegana per una questione anche di etica, anche di rispetto nei confronti di un essere vivente che è un animale, dovrei avere, non dovrei avere lo stesso rispetto nei confronti degli esseri umani? Quindi andare a deridere, denigrare, offendere in modo mellifluo non è rispetto. Cioè, vedete che è vero che ci sono sempre, ci saranno sempre delle contraddizioni. Io sono la prima, che è ricca di contraddizioni. Però su tante cose, ecco, cerco di riflettere e capire dove andare a migliorare. Nel tempo, un minimo di cambiamento ci deve essere, perché altrimenti siamo sempre sullo stesso livello. Questo è il motivo per cui io nei video, quando faccio le video ricette, dico sempre, scrivo sempre 100% vegetale. Non utilizzo il termine vegano, ma non perché io non lo voglia dire, ma per tutto questo discorso. Preciso, non sono tutti così, come anche l'educazione, no? Come si dice a Napoli, faccio fatto un faccio a me. Io sono un genitore. È vero che è importante spiegare le cose ai propri figli, prendersi il tempo per parlare, dialogare, riflettere, assolutamente. Ma se poi queste parole, queste riflessioni non vengono supportate dalle azioni, cioè capite bene che la bilancia pende, pende terribilmente. Io me le ricordo le riflessioni fatte con mio padre, per esempio, ma ricordo molto di più le sue azioni, cioè il suo essere onesto e leale con gli altri. Io me lo ricordo dai comportamenti, dalle scelte che ha fatto. Quindi, se voi, in quanto vegani o qualsiasi tipo di situazione, volete insegnare o volete, no, insegnare il termine è sbagliato, volete dare il buon esempio, date l'esempio, fate, non dite, perché poi quando si dice, soprattutto quando non viene chiesto, a me personalmente diventano antipatiche queste persone. Non, cioè, se voglio sapere una cosa, te la chiedo, ma non è che io vado vicino a una persona che è onnivora, ma perché ti mangi questo? Ma perché ti mangi quello? Ma perché così? Ma perché colì? Cioè, io mangio quello che voglio mangiare senza dire perché, non perché hai nel piatto X. Ovviamente lo stesso rispetto vale per gli altri nei miei confronti. Ma mangi solo ceci, ma mangi solo questo, ma mangi solo quello. Deve esserci un rispetto, sì, ma da ambo le parti. Cioè io, e poi molti si sentono anche superiori. Secondo me questo cozza con la sensibilità molto forte che può portare una persona a eliminare la carne, il pesce dalla propria alimentazione. Spero di essermi spiegata bene e di non aver generato nessun tipo di polemica, però questa cosa la volevo specificare già da tantissimo tempo e in questo video la volevo precisare tantissimo. Nella prima parte del video vi ho parlato del mio problema, cioè il mio problema era una cattiva gestione delle emozioni. Gestire male le emozioni, i miei sentimenti, i miei stati d'animo mi portava ad avere un surplus calorico. Cosa significa? Significa mangiare oltre le calorie di cui io avevo bisogno. Noi sappiamo che, non entrerò in spiegazioni tecniche perché non ne ho le competenze, però giusto qualcosina. Bella, specifico, così spero di farmi capire bene. Allora, per mantenere il peso, dobbiamo consumare un tot di calorie, varia da persona a persona,
da stile di vita, da attività fisica, da bisogni, se ci sono patologie, insomma, differisce da persona a persona, con l'età, con il sesso, quindi maschio, femmina, se si è persone anziane, se si è bambini, se si è una donna in età fertile, insomma, dipende da tantissimi fattori. Sta di fatto che ogni persona ha una quota, ha un fabbisogno calorico, più o meno preciso. Esempio, sto facendo un esempio e non è così, ma sto facendo un esempio. Se io ho una vita sedentaria, faccio poche cose, poca attività fisica, sono una donna sui 37 anni, in base anche alla mia altezza, in base a tanti fattori, io per mantenere il mio peso, esempio 70 kg, devo consumare 1800 calorie al giorno. Se io voglio perdere peso, se io voglio dimagrire, voglio togliere grasso corporeo, andrò a togliere delle calorie. Quindi da 1800 più o meno si fa un calcolo, bisogna togliere da queste 1800 calorie sulle 300, massimo 350 calorie. Non se ne devono togliere oltre perché altrimenti ci sarà uno stallo del peso, vuol dire che non si dimagrisce più. E poi ci sono proprio delle problematiche, praticamente se fa FAM, no, anche no. Quindi diciamo che tra le 300-350 calorie, poi sempre dipende da persona a persona, io le devo andare a togliere a queste 1800. Che cosa succede? Che nel tempo io inizio a perdere grasso. Per aumentare di peso, quindi aggiungere grasso al mio corpo, io devo andare a consumare ogni giorno oltre le mie calorie del mio fabbisogno, quindi devo consumare le 1800 calorie più altre 7000 per aggiungere, se non erro, 1 chilo di grasso. In alcune persone il prendere peso avviene repentinamente, in alcune persone arriva questo aumento pian piano nel tempo, ma sta di fatto che mangiando di più rispetto al proprio fabbisogno, si ingrassa. Cioè, il nostro corpo è una macchina perfetta, come la matematica. I conti sono questi. Spesso capita, di sentir dire: io seguo una dieta X, ma la seguo perfettamente, ma non perdo peso. Ora, io mi riferisco sempre a persone che non hanno patologie, io lo voglio precisare perché poi arrivo con mente e dice: sì, ma tutta. Cioè, non l'ho preciso, ma è meglio precisarlo. Quasi sempre è perché la persona si sta seguendo lo stile di vita differente, la dieta, ma non si trova in deficit calorico, non è un deficit adatto a quella persona. Perché se tu segui perfettamente, quando dico perfettamente intendo dire regolarmente, diventa parte della tua vita, le abitudini vengono completamente sradicate, modificate, e segui un certo stile alimentare per perdere grasso, tu dimagrisci, dimagrirai per forza. Cioè, uno più uno fa due, non è che può fare riesce, così è. Se tu mangi oltre il tuo fabbisogno calorico e ci aggiungi altre 7000 calorie, giorno dopo giorno tu prenderai peso. Detto questo, io nel tempo, quindi non in modo veloce, ma nel tempo, negli ultimi anni sono andata ad accumulare peso. Sono andata a prendere peso nel tempo e mi sono ritrovata con un peso non adatto ai miei bisogni. Ok? Cosa significa? Significa che io non mi sentivo bene fisicamente. Allora, per me la bellezza è importante, il fattore estetico è importante. Mi piace vedermi e sentirmi bella, e quando dico bella e piacente mi riferisco sempre a è una cosa soggettiva, cioè per me io mi vengo due specchi, sono bella in un certo modo, magari vestita elegante, per te invece sono brutto e sto meglio in un outfit sportivo, ok? Quindi la bellezza
è molto personale, è una questione molto delicata, molto soggettiva. Parlo sempre per me. Non mi vedevo bella, mi vedevo diversa, ma non è solo un diversa, un sentirmi diversa, vedermi diversa fisicamente. Era proprio il mio sguardo. Io non ero più una Melania serena. È vero che nel tempo si cambia, si deve cambiare. Quindi non è il fatto sono diversa, è il fatto che, cioè per diversità io intendo, non ero più serena come una volta, e anche fisicamente ne riscontravo il peso. Non era un peso solo visivo, ma era un peso che sentivo su di me. Mi sentivo affaticata, avevo l'affanno, avevo difficoltà nel fare le scale. Avevo difficoltà nel camminare e parlare perché proprio io mentre parlavo io sentivo proprio l'affanno. Se voi andate a vedere, ascoltare i miei vecchissimi video, devo bere un po' d'acqua, dove c'è la mia voce che descrive le videoricette, sentite una differenza. Io poi sono andata a riascoltarli. Se voi andate a vedere i vecchi video, proprio i vecchi video, vedete una differenza. Quindi io non mi sentivo bene proprio a livello fisico. Non avevo particolari problemi, nel senso patologie, no, però stavo male. Stavo male. Avevo anche dei frequenti mal di testa, soprattutto in alcune zone, mi sentivo sempre stanca, facevo uso ovviamente a seguito di analisi di alcuni integratori, perché avevo delle vitamine assenti o non sufficienti nel mio organismo. Perché per quanto io pensassi di mangiare in modo equilibrato, in realtà non stavo mangiando in modo equilibrato. Cioè tutto ciò di cui avevo bisogno non faceva parte della mia alimentazione quotidiana. E se mangiavo verdure e legumi, non erano sufficienti e non rientravano in uno stile completo alimentare cucito addosso per me, ma soprattutto fatto bene. Quando io ho deciso di cambiare, ho iniziato subito. Io sono stata seguita da, lo voglio precisare, se avete problemi, se avete difficoltà, contattate dei nutrizionisti bravi, seri, che mettono veramente in atto le linee guida, perché ci sono purtroppo anche dei professionisti che dicono delle assurdità che non esistono né in cielo né in terra, per non parlare di tutte quelle persone che non sono qualificate e dicono delle vere assurdità. Io non capisco come sia possibile che queste persone facciano dei contenuti su Instagram o su YouTube e nessuno ne prenda atto, cioè nessuno prende un provvedimento nei confronti di queste persone, perché se si seguono dei consigli sbagliati ci sono dei gravi danni a livello cerebrale, a livello fisico. È pericolosissimo ascoltare consigli di persone che non hanno né arte e né parte. E poi c'è una gran fetta di persone professioniste che anche lì dovrebbero cambiare completamente mestiere. Io mi chiedo, ma i libri li hanno letti o non li hanno letti? Vabbè, quindi anche a livello psicologico, io lo ripeto perché l'ho detto anche nel video precedente, se avete bisogno, contattate delle figure professionali specifiche, psicologo, psicoterapeuta, nutrizionista, ok? Ritornando a quello che stavo dicendo, io mi sono fatta seguire da una nutrizionista. Ho chiesto tutto quello che dovevo chiedere, informazioni, ho studiato personalmente, continuo a studiare ed aggiornarmi, e adesso cammino da sola, posso camminare da sola, perché comunque le abitudini, lo stile alimentare deve diventare tuo, cioè il bambino viene svezzato per poi passare ad un'alimentazione solida. Non è che il bambino mangia per sempre la pappina, ma
Quindi, pian piano, in base alle informazioni, in base anche a come reagisce la persona, perché magari io metto in atto subito delle abitudini, capisco subito dei concetti, capisco subito il tipo di porzioni che devo, perché comunque siamo tutte persone diverse, quindi in base alla ricezione, del paziente, si riesce a, far propria l'alimentazione, più o meno in fretta. Più o meno con calma, dipende. La cosa importante è affidarsi a dei professionisti, non correre. No, ma io devo dire, non correre piano, perché più il processo, per quanto mi riguarda, io dico se per quanto mi riguarda, più il processo avviene in modo consapevole, con le giuste informazioni, con la giusta consapevolezza e con il giusto approccio emotivo, maggiore è la possibilità di mantenere un benessere a lungo termine. La dieta, lo stile di vita equilibrato, sano, uno stile di vita che ci permette di stare bene è per la vita, non è a tempo determinato, è a tempo indeterminato. Molti seguono la dieta, cosa che ho fatto anche in passato, per un tot di tempo, perdono quello che devono perdere e poi convengono un altro vado a prendere peso. Perché tu hai preso peso? Perché non hai fatto tue le abitudini alimentari, cioè tu hai fatto semplicemente quel percorso pensando di dimagrire, ok, dimagrisco e poi? Ma no, perché dopo che si è raggiunto il peso giusto per sé, la nutrizionista e il nutrizionista ti dà la dieta di mantenimento? Perché ti aiuta a mantenere quel peso. Con soprattutto le abitudini, ok? Quello che deve cambiare è la testa, sono le abitudini. Se non si cambia il proprio modo di pensare, se non si sblocca il meccanismo di, per esempio, fame emotiva, e se non si cambiano radicalmente e si portano nel tempo delle abitudini sane e equilibrate, sarà sempre un punto a capo, un punto a capo, un punto a capo. Le famose diete yo-yo, faccia la dieta e poi m'ingrasso, faccia la dieta e poi m'ingrasso, faccia la dieta e poi m'ingrasso. Sarà sempre così. E in questo processo non arrivano tutti allo stesso, con la stessa velocità. C'è chi arriva in 2 mesi, chi in 3 mesi, chi in 1 mese. Dipende da tantissimi fattori. Io ho iniziato, quindi adesso sono, come dire, posso camminare con le Dopo mie aver gambe. Sbloccato il meccanismo, di fame emotiva, ho iniziato un percorso alimentare. La mia dieta era basata sulla dieta mediterranea. Quando io parlo di dieta mediterranea e in generale quando c'è la specifica dieta mediterranea, bisogna vedere se si sta parlando della vera dieta mediterranea o delle simil. Se noi chiedetela al vostro nutrizionista, alla vostra nutrizionista, mi fai vedere la piramide alimentare della dieta mediterranea? Se noi andiamo a studiare questa piramide alimentare, cosa che ho fatto, con la mia nutrizionista, l'80% dell'alimentazione è basato su alimenti di origine vegetale. Il 20% abbiamo un tot da dividere tra carne, pesce e derivati, quindi latte, uova, latticini, formaggi e via via. Già il seguire questa alimentazione mi ha fatto capire che stavo mangiando in modo sbagliato. Quando ho Fatto. iniziato a seguire la dieta mediterranea, mi sono resa conto di tutti gli errori che stavo commettendo, perché durante la settimana non variavo le fonti proteiche, non variavo i cereali, non variavo niente, cioè mangiavo sempre la pasta con, che so, la bresaola, mangiavo molti salumi, sì, per le linee guida mangiavo molti salumi, insomma, oltre a delle abitudini, era proprio la sequenza degli alimenti che era completamente sbagliata rispetto alla vera dieta mediterranea.
Quindi ho iniziato a settare quella. Ho iniziato a settare quella e per un tot di settimane io l'ho seguita, ovviamente ho perso peso. Voglio precisare una cosa importantissima che ho detto anche nel video precedente, forse anche in qualche altro video. Si può perdere grasso, come metterlo, sia se seguite un'alimentazione onnivora, vegetariana, vegana. Questo lo voglio assolutamente precisare. E si può mangiare in modo equilibrato. Questa è un'altra cosa che non dicono i vegani, ma io lo devo dire perché scientificamente parlando questo è, e quindi io lo devo dire. Ecco perché parlo sempre di quanto è importante essere onesti. Si può seguire un'alimentazione equilibrata. È anche sostenibile, anche se si sceglie di mangiare in modo onnivoro. Si sceglie, sa da fa per forza, non lo so, dite quello che volete, poi dipende. Anche perché in questo gruppo ampio di persone c'è anche chi crede che ha bisogno per forza di mangiare in modo onnivoro perché altrimenti sta male. Ok, quindi chiuso questo discorso. Ho iniziato a seguire, quindi cambio stile alimentare, passo a una dieta squilibrata, a una dieta mediterranea equilibrata, quella fatta bene, quindi a base di 80% di alimenti vegetali e poi questo 20% diviso in carne, pesce, latticini, derivati, uova, queste cose qua. Durante queste settimane, durante questo percorso alimentare, ho iniziato ad avere il desiderio di informarmi ulteriormente sulle tipologie di cibo. Il primo punto dove mi è caduto immediatamente l'occhio è il mio abuso, e non ce ne rendiamo conto, di salumi, carne processata. Ho fatto delle ricerche. Ho studiato, parlato con la nutrizionista e ho capito che i salumi vanno consumati, capito e me messo in atto, che i salumi sono dannosi per la salute degli esseri umani. Sempre stando secondo le linee guida della sana alimentazione, questi cibi vanno consumati occasionalmente. Poi ho visto a livello nutrizionale cos'è che mi apportavano o che potevano apportare. Mi sono resa conto, studiando, capendo, avendo consapevolezza di ciò che io avessi realmente davanti, ho detto io ne posso fare tranquillamente a meno. Spesso sento parlare in voi che mi scrivete o quando facciamo qualche chiacchiera, spesso sento dire la parola rinuncia. Io non ce la faccio a rinunciare a, io non ce la faccio a rinunciare a X. Allora, io mi chiedo, se io so, innanzitutto per me non è una rinuncia, cioè per me non mangiare più il prosciutto crudo di Parma, per Melania, non è una rinuncia. Partiamo da questo presupposto. Cioè, già se voi partite col presupposto per me è una rinuncia, non lo so, c'è qualcosa già, secondo me si parte con il piede sbagliato. Cioè, se io penso che togliere questo alimento dalla mia alimentazione mi apporta solo benefici, ok, mi può piacere il gusto, però sul piatto della bilancia per me pesa tutti i pro. Quindi, per me è importante comprendere quello che ho di frutto. Io voglio sapere cosa c'è nel mio piatto, se mi fa bene o non mi fa bene, ogni quanto lo devo mangiare, tutto fatto con estrema, estrema serenità e calma, mi raccomando, non in modo maniacale, no, con estrema calma. Prima si studia, prima si capisce, prima c'è la consapevolezza e poi eventualmente si decide di scegliere. Io ho fatto così e ho eliminato. Mentre seguivo la mia dieta mediterranea, ho sentito il bisogno, ecco che non ha nulla a che fare con la rinuncia, di eliminare completamente, ho scelto di non consumarli neanche in modo occasionale, i salumi dalla mia alimentazione. E li ho tolti completamente. A volte qualcuno, non dirò chi, mi
ha detto: vabbè, ma che fa che tu lo mangi? Scusa, ho riflettuto in testa mia, ma scusami, ma se io so che il fumo fa male, ok? Allora cosa faccio? Dico: ah, va bene, fumo una volta a settimana, fumo una volta al mese, oh, e la sigaretta non la voglio proprio più. Cioè, il mio cervello ha iniziato a ragionare così. E poi, se io non ne sento il bisogno, ma lo sto scritto che me la mangio per forza. Cioè, il mio corpo può vivere, stare bene senza mangiare i salumi? Sì, ok, ciao. Poi sono passata a studiare i benefici, i pro e i contro che ci possono essere nel momento in cui una persona sceglie di eliminare la carne e il pesce dalla propria alimentazione. Insieme a questo studio, proprio a livello, cioè studiare gli alimenti a livello nutrizionale, le vitamine, cosa apportano al corpo, non è stato semplicissimo perché qui le informazioni sono molto, molto, molto sostanziose, però ce la potete fare. Anche se, soprattutto, avete l'aiuto di un professionista. Durante questo studio, ho iniziato a vedere alcuni documentari, ovviamente quelli veri, cioè, perché su internet ci sono. E ho iniziato a vedere come venivano trattati gli animali. Ora, io non è che venivo dal pero, nel senso, l'ho sempre saputo che per mangiare la fetta di carne ci doveva essere un certo processo. Però per una questione di... io parlo sempre per me, parlo sempre per me, per una questione di egoismo e anche di assenza di conoscenza, la mangiavo. Ho visto dei documentari che... mi hanno fatta molto riflettere. Non mi addentro perché non voglio involontariamente far sentire in colpa nessuno. Non lo so se forse qualcuno non l'apprezzerà, ma io lo faccio proprio per rispetto nei confronti di chi mi ascolta. Sono stata anche abbastanza male, mi sono sentita, mi sono anche vergognata di non aver preso consapevolezza prima, mi sono pentita tanto di non aver preso consapevolezza prima, di non aver avuto il desiderio e anche il bisogno di capire le cose come stanno, se io posso vivere in salute, sì, no, mangiando la carne, non mangiando la carne, il pe... Poi a un certo punto mi sono detta, va bene, potevi farlo prima. Non l'hai fatto? Puoi cambiare la situazione? No. Il passato non posso cambiarlo. Posso cambiare il presente. Posso cambiare il futuro. E ho deciso di eliminare, quindi un'altra tappa, sia la carne che il pesce dalla mia alimentazione. In tutto questo si è fortificata una fortissima, fortissima empatia nei confronti degli animali, che io già vivo. Io sin da piccola ho sempre... Allora, so che tante persone amano gli animali, ci sono però delle persone che hanno una maggiore... Non so come descriverla, perché anche qui non vorrei offendere nessuno, diciamo che hanno una maggior spiccata empatia, sensibilità nei confronti degli animali e si vede spesso anche il tipo di atteggiamento che hanno gli animali nei confronti di certe persone rispetto ad altre. Io sin da piccola sono sempre stata così nei confronti degli animali, sempre. Infatti spesso quando ero piccola mia mamma diceva: ma tu sei pazzo, tu sei animale, ma tu sei pazzo. Più per farvi capire che io ho sempre avuto una certa sensibilità nei confronti degli animali.
sono diventata molto più sensibile in generale, dopo aver avuto Giulio. Dopo la morte di mio padre, non ve lo dico, cioè non ve lo dico neanche. Complice anche il mio cambiamento, il mio non essere più trasportata dalle emozioni nei confronti del cibo, si è accentuata ancora di più l'empatia nei confronti degli animali. Prima però c'è stata una consapevolezza di posso vivere senza mangiare carne e pesce? Sì. Prima si studiano gli alimenti, io prima ho studiato gli alimenti, insomma c'è stato anche questo processo. Ricapitolando, dall'80% di alimentazione vegetale sono passata all'85% perché restava questo 20%, un 5% togliamo gli salumi. Poi ho iniziato a togliere, poi ho tolto carne e pesce. Restava il 5%. E questo 5% erano i derivati, quindi il latte, le uova, i formaggi. Anche per quanto riguarda questi alimenti, c'è stato uno studio. Volevo capire cosa apportassero al corpo, i pro e i contro, sempre. Se ci sono dei contro, mi chiedevo, ma c'è veramente un contro nel mangiare, che so, latte, latticini, queste cose qua, uova? Ho studiato. E poi anche qui ho iniziato a documentarmi su, le condizioni degli animali. Cioè, io per mangiare questo uovo, mi apporta questo di benefico al mio corpo, alla mia alimentazione. Ok. Mi apporta questo se ne consumo un tot di contro alla mia alimentazione. Ok, ho sentito il desiderio di capire di più come venissero trattati gli animali. Cosa fanno alle galline? Cosa fanno ai pulcini maschi? Le scene sono terrificanti, terrificanti. Io vi incoraggio, se avete la curiosità, nel documentarvi. Non dirò determinate cose perché sono molto forti e quindi sempre per rispetto nei confronti di chi mi ascolta, anche perché io non so chi mi sta ascoltando. Quello che posso dire è informatevi, ok? Con le giuste fonti. Informatevi. Se avete la curiosità, se avete il desiderio di sapere, perché poi c'è anche una certa fetta di persone che sanno come, però non si vuole cambiare. Molto spesso leggo dei commenti oppure di conversazioni dove qualcuno mi dice io non potrei mai. Perché non potrei o non vorrei. Ora, dicendo questo, non è che sto dicendo tu devi cambiare per forza, ma anche qui devo precisare perché poi arriva il commento del genio di turno. Però se io sto parlando di una cosa e tu mi vieni a dire ma io non potrei mai, allora io lì ti chiedo, come chiedo, come ho chiesto e chiederei a me stessa in qualche altro ambito, per esempio. Ma non lo vuoi fare o non lo puoi fare? Come anche il fatto di perdere peso o di mettere peso. No, io non ce la faccio a perdere peso. Non lo vuoi perdere il peso? O non riesci? Perché qualcosa non quadra. Abbiamo detto che 1 più 1 fa 2, abbiamo detto che 2 più 2 fa 4. Cioè, diverso non può essere. Allora, perché alcune persone cioè, ci sono delle persone che ci riescono e persone che non ci riescono? Non è che quelle persone perché ci riescono sono magiche. No, perché stanno facendo un lavoro, stanno facendo delle cose. Cioè, il loro è un modo di vivere attivo. Purtroppo, la maggior parte delle persone che dicono salvo patologie, problematiche, eccetera, eccetera,
non vogliono lavorare, cioè non vogliono fare niente per cambiare la situazione, cioè si lamentano sempre del peso in più, del peso in meno, anche se io, diciamo, in questo momento mi riferisco sempre alla questione del dimagrimento, ci si lamenta sempre, però non si fa mai niente per cambiare. E la prima ero io, ne ho parlato già nel video precedente, perché avevo un problema. Nel momento in cui tu risolvi il problema che ti impedisce di, tutto è possibile, se però tu lo vuoi. Non ci nascondiamo di, cioè, mi posso nascondere usare Tannurite? No, credo neanche tu che mi stai ascoltando. Quindi non è una questione io non ce la farei mai a, è una questione io voglio cambiare abitudini, voglio fare un lavoro attivo su me stessa. Perché in generale le persone non vogliono, vogliono già tutto sul piatto. Vogliono la soluzione e il cambiamento sul tavolo, però il lavoro lo devono fare gli altri. No. Cioè, se noi vogliamo ottenere qualcosa, noi dobbiamo e farlo. Cioè, se io voglio un fisico scolpito in un certo modo, l'addominale oppure rinforzare certe. Io devo andare in palestra, io devo fare degli esercizi quotidianamente, regolarmente, ogni tot, perché altrimenti i risultati non arrivano. Oppure non posso pensare di avere gli addominali scolpiti semplicemente con l'alimentazione. Oppure non posso pensare di andare in palestra, poi mangiare qualsiasi cosa senza cambiare le mie abitudini alimentari e cambiare il corpo completamente. Cioè se non c'è un lavoro intenzionale nel voler cambiare, si resta sempre sullo stesso livello, cosa che ha già fatto pure io, non è che io lo sto dicendo, diciamo, ah, ma perché tu? No, io lo sto dicendo proprio perché sono consapevole e sto affermando che fin quando io non ho avuto realmente il desiderio di cambiare, le cose non sono mai cambiate, cioè le cose cambiano quando voi cambiate, non è ca cambia situazione. Per questo nel video precedente dico, molto spesso dicono, ah, ma io non ce la faccio perché io faccio la spesa per tutta la famiglia, ah, io non ce la faccio perché gli altri mangiano così, ah, io non ce la faccio, ma non è una questione che tu non ce la fai, è una questione che tu non lo puoi fare, perché se tu vuoi fare veramente una cosa, la fai, punto. Punto. Tutto questo mi ha portato a eliminare anche tutti i derivati animali. Vedete che è stato un processo, per qualcuno breve, per qualcuno lungo, per qualcuno, ma per quanto mi riguarda è stato un processo estremamente graduale ed è stato un cambiamento fatto in base alla conoscenza degli alimenti, capire se posso fare a meno o no di un alimento, come sostituirlo, come non avere carenze, mi raccomando, come non avere carenze. Oggi, oltre ad una notevole perdita di peso, allora, negli ultimi mesi io ho perso oltre 16 kg, ma ho iniziato a perdere peso molto, molto lentamente, qualche annetto fa. Totale quasi 24 kg, però quelli più sostanziosi negli ultimi, il 10 di settembre fanno 3 mesi. In tutto questo c'è stata consapevolezza, studio, capire cosa va bene per me, cosa non va bene per me e acquisire nuove abitudini alimentari, acquisire conoscenza e consapevolezza mi ha permesso di guarire anche il mio trauma interiore, perché la morte di mio padre per me è stato un vero e proprio trauma. E adesso
sento finalmente quella serenità, quella tranquillità, quella gioia che provavo prima. Quando io adesso mi guardo, vedo una Melania serena, cioè io sono felice e serena perché so che la mia scelta mi fa solo che bene. Sono anche contenta che la mia scelta fa del bene agli altri, in questo caso agli animali. E sapere di non contribuire più a un vero e proprio orrore, sto attenta alle parole da utilizzare perché poi YouTube mi blocca il video, mi fa sentire molto più serena. Cioè io sono proprio serena, quindi per me non è rinuncio al latte, rinuncio a questo, rinuncio a quello, per me non è completamente una rinuncia, sia dal punto di vista nutrizionale, sia dal punto di vista del gusto, cioè, ma sapete a me quanto me ne può importare del gusto del prosciutto di Parma rispetto al sapere che non ho contribuito a quell'orrore? Ho visto dei documentari con i maialini, allora non ne posso parlare perché mi sento male. Partiamo da questo presupposto. Questa cosa mi rende ancora più serena. Questo è il motivo, che mi ha, questi sono stati i motivi che mi hanno portata a, passare da una dieta, equilibrata. Assolutamente equilibrata, mediterranea, quella vera, quella fatta bene, a un'alimentazione 100% vegetale. Ribadisco questo punto, l'ho detto in diversi video, però in video svuota la spesa, però visto che sto parlando di questo, lo specifico in questo video perché prende ancora più significato. Molto spesso, purtroppo, molti fanno tanta differenza tra un vegano e una persona onnivora. Ragazzi e ragazze, non c'è tutta questa differenza, perché se voi seguite un'alimentazione già equilibrata e sana e che si avvicina tantissimo al concetto di sostenibilità, la differenza tra la mia alimentazione e la tua è sostanzialmente su questo famoso 20%. Quindi, se io mangio un tot di legumi a settimana, tu li dovresti mangiare nella stessa quantità, non dico proprio stessa quantità, ma stiamo lì. Non dico pranzo e cena 7 giorni su 7, ma stiamo lì. Stessa cosa per un'altra cosa fondamentale, variare, 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 variare. Siamo molto più vicini di quanto le informazioni sbagliate, l'atteggiamento sbagliato ci vuol invece allontanare. Ripeto, però, se seguiamo un'alimentazione equilibrata, se non si segue un'alimentazione equilibrata, squilibrata, allora c'è un grande divario tra la mia alimentazione vegana, tra l'alimentazione vegana, però quella fatta bene, non quella fatta così, e te che sei onnivoro. Non c'è tanta differenza tra me e te, se segui un'alimentazione equilibrata. Una piccola precisazione, anche qui molto molto importante. Io vedo diversi video, cosa mangio in un giorno, diverse ricette di persone dichiarate vegane, oppure svuota la spesa, che mangiano in modo totalmente squilibrato, cioè non mangiano bene. Seguire una dieta vegetariana, seguire una dieta, scusate, seguire una dieta vegana è una cosa, seguire una, alimentazione vegana semplicemente perché io dico non mangio più carne e pesce e derivati è un'altra cosa. Anche questo induce
le persone ad avere un concetto sbagliato dell'alimentazione vegana, tipo si mangia solo glutine, si mangiano solo legumi, mangiate sempre le stesse cose, è un'alimentazione costosa, non variate mai. Poi, ha fatto le analisi, non sta bene, ha delle carenze, ma grazie, ma come mangi? Come mangi? Quindi, quando si parla di alimentazione vegana bisogna capire che cosa intendi, perché spesso capita anche di sentire delle persone che affermano di essere vegetariane, per esempio, e poi mangiano il pesce, cioè non sanno manco loro che lo fanno. Cioè, capite bene che una persona che magari certe cose non le sa va in confusione e dice: ma dove sta la verità? Nello studio, basta studiare. Non è difficilissimo, basta studiare. Testi giusti, i dati scientifici giusti, affidarsi a nutrizionisti giusti e la verità viene fuori. Seguire un'alimentazione equilibrata è un conto, che sia vegetariana, in base a quello che decidete di fare, che sia vegetariana, che sia onnivora, che sia vegana. Significa mangiare in modo equilibrato, significa sapere come strutturare un'alimentazione per non avere carenze. Questa è una cosa importantissima, importantissima, anche perché se ci sono delle carenze, il benessere dov'è? Dove sta? Cioè, se io cambio alimentazione, ok, cambio alimentazione, però non devo avere neanche delle carenze. Cioè, magari io penso agli animali, sì, ok, assolutamente, però devo pensare anche a non avere io delle carenze. Sul tema carenza, anche qui apro parentesi per poi chiuderla assolutamente, perché sono cose molto delicate, già ho detto più volte di parlare con chi di dovere. Le carenze alimentari le hanno gli onnivori, i vegetariani e i vegani. Perché? Succede quando non si segue un'alimentazione equilibrata. Da quando io sono passata all'alimentazione totalmente vegetale, le analisi le ho perfette. Non assumo più integratori. Questa è stata la prima estate, e ha fatto un caldo torrido, dove io non ho avuto un abbassamento di pressione. E quando dico uno, neanche uno. Non ho più i crampi ai piedi, ai polpacci. Io non prendo una bustina per i mal di testa da quando ho iniziato praticamente, ma da quando ho iniziato la dieta mediterranea. Quindi vedete, io anche qui sono onesta e dico, io non è che io ho iniziato a non avere più mal di testa quando sono diventata vegetariana o vegana, io ho iniziato a non avere più mal di testa da quando ho seguito abitudini nuove, da quando è cambiato il mio assetto emotivo, e da lì è cambiato tutto. Non sto dicendo che è cambiato tutto da quando sono diventata vegana. Ho più forze, ho più energie. Questo è dovuto anche alla perdita di peso. Cioè il fatto che io non abbia avuto più bisogno di determinate cose, le analisi sono uscite benissimo, non ho più giramenti di testa, non ho più abbassamenti di pressione, ho una serie di benefici anche fisici, è dovuto anche alla perdita di peso. Perché quando tu hai un peso oltre il tuo, ci sono delle problematiche, quindi anche qui non è solo il cambio dell'alimentazione, ma è anche la diminuzione del peso che ti porta a stare bene, meglio. Non ho più l'affanno, riesco a camminare, a parlare contemporaneamente senza così. Emotivamente mi sento appagata, mi sento serena, mi sento felice. E sapere appunto di non contribuire a certi orrori mi fa sentire ancora più serena e mi rende orgogliosa di me stessa, cioè io sono felice della persona che sto diventando, sono proprio contenta. Solo il pensiero di dire io devo tornare a mangiare X, io mi sento male a livello proprio emotivo, perché per me io ho proprio un rigetto, perché talmente mi sento bene fisicamente a livello emotivo e anche a livello di coscienza, ho trovato, come si suol dire, a pace a me. A Napoli si dice così, quando tu trovi la tua serenità, la tua strada, il tuo benessere a 360 gradi, si dice
trovata Pashami. E questo è stato il motivo per cui sono passata da un'alimentazione onnivora ad un'alimentazione vegana. Non so il video, mamma mia, non so quanto dura questo video, ma voi ve lo vedete a pezzetti. In tantissime mi avete detto, Melania, ma quando lo giri la seconda parte? Il tempo, il tempo, il tempo, il tempo. E oggi finalmente ce l'ho fatta. Spero di essere stata di compagnia, spero soprattutto di non aver cozzato la sensibilità altrui, spero involontariamente di avervi dato qualche chiave di lettura differente, il desiderio di conoscere, studiare, non cambiare. Cioè, il fatto che io parli di certe cose non è perché voglio far cambiare gli altri, no. Però se attraverso un mio video, in questo caso attraverso la mia esperienza, qualcuno può decidere di studiare, non cambiare, studiare e prendere maggiore consapevolezza, o semplicemente decide di analizzare la propria alimentazione per stare bene, aspetta, ma io sto seguendo per esempio un'alimentazione onnivora, ma è veramente equilibrata? Nel senso, sto mangiando veramente in modo equilibrato? Allora aspetta. Riduciamo le porzioni di carne, riduciamo questo, facciamo così, settiamo di qua, aggiungiamo di là, sempre attraverso uno studio, se vi affidate a dei nutrizionisti, cosa saggia e giusta, per poi imparare a camminare da soli, barra da sole. Io vi mando un bacio grande, 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 mando un grandissimo abbraccio a tutte quelle persone che stanno vivendo il periodo che ho vissuto io fino a poco tempo fa. Si può fare, potete farcela, ok? Mi raccomando. Vi ricordo che mi trovate anche su Instagram con il nick melimadeinsud_official e come sempre un bacio, un abbraccio dalla vostra Meli Made in Sud.